Allora, per quanto riguarda il romanzo, inevitabilmente ci sono due protagoniste. Una è Linda e una è la città di Parigi, che tu, insomma, conosci molto bene. Ti ha influenzato di più la Parigi del tuo quotidiano, quindi della tua vita passata là, o quella cantata dai grandi intellettuali che spesso sono citati nel tuo romanzo? Dunque, è un po' la stessa Parigi, nel senso che secondo me la bellezza di Parigi sta un po' nella sua duplice anima. È una città indubbiamente monumentale e ricca di storia, però è anche una città che ancora conserva un'anima molto popolare e ricca di storie, con un'aneddotica anche gustosissima, che poi si dipana quartiere per quartiere. Io cito per esempio Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, che sono gli esistenzialisti, e quindi necessariamente si va a parlare del quartiere di Saint-Germain, dove ci sono anche lì proprio tutta una serie di aneddoti carinissimi. Per esempio, parlo di una brasserie che si chiama Lip, consiglierei a tutti di andarci. E questa brasserie, che è storica, alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu liberata da Hemingway in persona, a capo di una truppa di soldati americani ubriachi di gioia di champagne, e la stessa brasserina nel 68 fece una cosa che è interessante, cioè procedette a una sorta di lottizzazione cromatica dei tavoli, mettendo le tovagliette blu per quelli che erano contro gli studenti enragés, mettendo le tovagliette rosse per quelli che invece erano a favore, così non si finiva a scazzottare tra i tavoli. La Parigi che racconto è un po' questa Parigi qui, quella proprio dalle piccole storie, dagli aneddoti e via dicendo. Credo che questo libro possa essere anche letto come una involontaria, però penso efficace guida non turistica, ma guida alla scoperta di questa città qui. E per quanto riguarda invece i tuoi gusti letterari, hai dei modelli a cui ti ispiri? Ci sono delle letture in particolare che ti hanno segnato, che ti rappresentano, che ti senti di consigliare? Allora, come modelli non saprei proprio cosa dire, perché io saltabecco un po', qua e là, come nel resto facciamo proprio tutti. Come autori da consigliare ce ne sono tantissimi, penso che i classici non abbiano bisogno della pubblicità mia. Non lo so, forse un classico americano che però non è tanto letto in Italia, soprattutto ultimamente, che è James Cain. Noi lo conosciamo per Il postino suona sempre due volte. Molti però hanno solo visto il film, non conoscono il libro, che in realtà è bellissimo. A mia conoscenza di James Cain sono pubblicati presso Adelphi anche La morte paga doppio, che forse come titolo dice qualcosa. E invece, poco letto, però veramente bellissimo, anzi, il mio consiglio, facciamo anche questo qui, è sempre di James Cain e si chiama Serenata. Devo dire a tutti di leggere Andrea G. Pinkett, che secondo me dovrebbe essere messo nel programma scolastico dall'elementare all'università. Grazie. Allora, invece per quanto riguarda il panorama noir italiano, qual è il tuo giudizio in merito? Del noir italiano si è parlato molto in toni entusiastici, e penso ha ragione, nel senso che è vero che negli ultimi anni abbiamo avuto una sorta di rinascita non solo del noir, che forse si è portata dietro anche una rinascita letteraria tout court. Allora, penso, non so, al romanzo criminale. Può essere letto come un noir, ma è assolutamente uno dei. A mio parere, sempre uno dei più grandi libri che siano stati scritti in epoca contemporanea. E penso anche alla capacità che hanno avuto gli scrittori attuali del genere noir di fare scuola, no? Quindi di tornare un po' a vedersi tutti insieme, a discutere tutti insieme, a organizzare iniziative che possano essere un'antologia collettiva piuttosto che seminari e via dicendo. A Bologna c'è la cosiddetta scuola bolognese, c'è Lucarelli, c'è Rigosi, a Milano c'era. E c'è ancora la scuola dei duri, eravamo negli anni 90, fondata da Pinkez e con tutti gli altri scrittori che gravitano intorno a quell'ambiente lì. Questo secondo me fa bene, anzi, forse anche questi gli scrittori giovani che pensano un po' a come fare, a pubblicare. Ecco, io l'unico consiglio che darei, ma dal basso proprio dalla mia esperienza, perché io non sono una scrittrice fatta e finita, sono una che è di uscire tanto di sera, di andare a letto tardi e di frequentare gente, di fare cose, di essere un po' morettiani. Ok, allora, per quanto riguarda sempre la trama, il romanzo affronta anche un po' il problema dell'identità. Molti dei tuoi personaggi hanno risvolti segreti, insomma, vite in qualche modo inaspettate, che hanno sviluppi inaspettati e hanno anche nomi parlanti. I nomi, almeno in letteratura, si può dire che sono le cose.
Senti, secondo me sì, nel senso che io ho sempre, fin dal primo romanzo, cioè nei miei due romanzi, ho fatto questa scelta per l'onomastica, di dare dei cognomi soprattutto che riprendessero un po' la regola latina del nome nomen. In realtà questa cosa è stata criticatissima, quindi io non posso naturalmente farne una regola generale, però a me questi personaggi vengono così. Il personaggio stesso di Linda Bastiglia, poverina, capite che non può non segnarti un cognome che sta simpatico solo quando si parla di Cenerentola. Quindi probabilmente vieni anche su in un certo modo se ti chiami Bastiglia. E poi se quando decidi di scappare da tutto, di andartene dall'Italia così, scegli di andare a Parigi chiamandoti Linda Bastiglia, capite che ci vuole un certo carattere. Quindi a me divertiva, mi ha sempre divertito fare questa scelta nell'onomastica. Naturalmente è una scelta personale. Quindi la domanda se in letteratura i nomi siano le cose, io non saprei rispondere. Posso dire che secondo me sì, ma persone ben più autorevoli di me hanno detto di no, quindi ognuno la pensa un po' come vuole, insomma. In chiusura invece vediamo un po' i progetti per il futuro, magari sia dal punto di vista del giornalismo sia della scrittura. C'è già qualcosa in ballo, prossimi, insomma, mi rendo conto che essendo adesso in uscita il romanzo, forse, però dicono che gli scrittori sono sempre, insomma, pronti a scrivere, quindi i progetti futuri. Sì, io sto scrivendo il terzo, è sempre, mi ripeto, nel senso che è sempre un noir, c'è sempre Linda Bastiglia e ho velleità di diventare una scrittrice seriale, quindi di quelle che uno dice, ecco, è uscito un altro, c'è ancora questo personaggio qui. E per quanto riguarda il giornalismo, invece io resto anche volentieri lì dove sto, insomma, più che altro mi dedico al terzo romanzo e poi c'è il progetto della scrittura cinematografica, però è un po' un'altra cosa e adesso vediamo come. C'è un cortometraggio che ho scritto io, che ha diretto un mio amico, e l'ha anche scritto con me perché altrimenti si arrabbia, un mio amico che è bravissimo, si chiama Giorgio Borgazzi e questo cortometraggio sta andando bene e adesso vediamo. Allora, grazie a Laura Campiglio e a tutti gli amici di Libriboga, alla prossima!